Le reazioni sono di sdegno, perché i disordini di ieri sono stati provocati innanzitutto dal senatore Ichino, che a fronte della dichiarazione di tregua della Lega invece ha inveito prima di tutto contro il Movimento 5 Stelle, riportando la discussione su temi molto tesi. Peraltro dopo non si è sentito bene neanche il senatore Consiglio della Lega, che è stato portato via in infermeria tra le grida del Partito Democratico, in particolar modo della senatrice Valeria Cardinali, la quale gli gridava ben ti sta, ed è facilmente visibile dai video del Senato, dal circuito interno, per cui non dico niente di nuovo. Purtroppo anche la senatrice Pezzopane twittava che noi avevamo, il Movimento aveva spezzato le braccia alla senatrice Bianconi, per cui il fatto che il presidente Grasso, super partes, quale dovrebbe essere, non ha preso le distanze da tutti i disordini, da tutta l'aula, da tutti i gruppi, per ripristinare solo in questo modo un clima di imparzialità e quindi di conseguenza di serenità, noi, per noi è stato veramente inqualificabile, perché se invece lui avesse giudicato e condannato tutta l'aula per i disordini che c'erano stati, allora si sarebbe ripartiti alla pari, cosa che purtroppo non può avvenire. Tra l'altro le opposizioni sono state zittite completamente, quando ieri invece si era mostrato elastico e flessibile, almeno in dichiarazioni di voto, cosa che noi ormai non possiamo più fare.